che ti porto da tua sorella, giusto? Dana. Tutto a posto? Sì. Dove stai andando? Stavo facendo una passeggiata. Senti, scusa, mi sai se la famiglia Lucasto si trova in casa? Non saprei, non li vedo quasi mai. Sì. Tu sei la figlia di Rocco La Cava, vero? Sì, sì. Salutami tuo padre. Va bene. Digli che il commissario Valentino lo manda a salutare. Va bene. Brace, sicuramente ci daranno una mano. Andiamo a salutarlo, poi ci rivedremo i nostri compiti. Per gli appostamenti adotteremo la tattica già studiata, ok? Come si suol dire, giocheremo a luna spione. Assicurandomi che se io avrei parlato, sarei sotto la vostra protezione. Sì, è vero. Sarai sotto la nostra protezione. Ma devi parlare. Sì, salve. Sono il commissario Valentino. Desidero parlare con urgenza con il direttore del carcere. Antonio Zavarte, sì. Sì, grazie. Attendo in linea. Dottor Branca, presto, presto, su Brigida anche lei, c'è una ragazza da ricoverare. Ah.
Presto, presto, sennò questa ragazza sembra che ci vediamo. Forza, su, riprenditi, dai, riprenditi. Forza, dai, dai, su, dai, dai. Don Lorenzo, cosa sta succedendo? Hanno portato questa ragazza d'urgenza e non so cosa c'ha. Dottore, presto, visitatela. La vedo pallidissima. Padre, com'è successo? Lorenzo, chi è questa ragazza? Buoni, buoni, quante domande. L'autista è stato chiamato perché questa ragazza si sentiva male. È andato e l'ha portata subito qui. È un'intossicazione acuta. Da che cosa, dottore? Da sostanze stupefacenti o alcol. E cosa bisogna fare? Bisogna preparare per un elettroencefalogramma per vedere l'attività elettrica del cervello se è regolare. E poi fare un prelievo per verificare la causa. Come terapia? 20 mg di clonazepam immediatamente. Ma per via endovena? Per via endovena. Però a me mi sembra un attacco epilettico. Bisogna chiamare l'assistente sociale. Non ti preoccupare, la chiamo subito io. E vai, vai. Sor Brigida, i ragazzi sono dell'assistenza sociale. Vi vorrebbero fare solo qualche domanda. Sta molto meglio, sì, vero dottore? Sì, sì, sta bene. Possono anche interrogarla. Ma cercate di non stancarla perché ancora è molto fragile.